Un altro appuntamento necessario con i lavoratori, in questo caso oggi del Buon Consiglio e del Muse, tanti operatori che sostengono il sistema museale trentino e che portano alto il valore del sistema trentino, soprattutto unico in Italia, proprio quello del progettone. La valorizzazione dell'impegno lavorativo di coloro che sono stati espulsi dal mercato del lavoro tradizionale e riescono a tornare attivi e utili, grandemente utili al nostro sistema collettivo. Il mondo dei musei e della cultura utilizza il sistema del progettone, lo utilizza molto bene e effettivamente era necessario oggi portare una parola di rassicurazione, l'ennesima parola di rassicurazione, dico io, dopo aver già tentato di spiegare gli obiettivi della riforma che entrerà in vigore solo nel 2024 e che ha obiettivi chiaramente premiali e di sviluppo rispetto al settore del progettone, dando nuove opportunità e non togliendo opportunità. Era poi necessario anche parlare dell'aggiornamento contrattuale, del contratto di lavoro, che vedrà un aggiornamento importante, sicuramente di ristoro rispetto alle perdite di valore d'acquisto di questi periodi. Un incontro quindi positivo con tanti elementi da valutare da parte dei nostri lavoratori e soprattutto da poter considerare favorevolmente rispetto al loro futuro lavorativo.